Benvenuto in Humanitas Gradenigo. Tra non molto inizierai il percorso che ti accompagnerà all'intervento di chirurgia protesica d'anca. Questo video ti aiuterà a orientarti e a vivere al meglio il soggiorno in ospedale e il ritorno a casa. Quando ti presenterai in ospedale per il ricovero, ricordati di portare con te una tuta e un paio di scarpe da ginnastica con chiusura a velcro, un calzascarpe, i farmaci in confezione originale che prendi abitualmente, la documentazione clinica relativa ad eventuali patologie e un paio di stampelle. Ti consigliamo di lasciare a casa gli oggetti di valore. Potrebbe essere utile avere con te cellulare e orologio. Il riposo è fondamentale per la tua guarigione. Per questo esistono precisi orari di visita per i tuoi familiari e amici. Il rispetto di questi orari garantisce il normale svolgimento delle attività di reparto come visite, medicazioni e sedute di fisioterapia e aiuta a ridurre il rischio di infezioni. A questo punto ti sei già sottoposto agli esami preoperatori e alla valutazione anestesiologica. L'equipe chirurgica che si prenderà cura di te sta pianificando al meglio il tuo intervento. La chirurgia protesica dell'anca ha raggiunto un alto livello di efficacia e affidabilità, ma come tutti gli interventi chirurgici, prevede alcuni rischi. Diabete, fumo, obesità o ipertensione, ad esempio, possono favorire l'insorgere di complicazioni. L'animazione che adesso vedrai ti aiuterà a capire come verrà condotto l'intervento. Pur trattandosi di un intervento di routine, la chirurgia protesica d'anca consiste nella sostituzione della più grande articolazione del nostro corpo. Seguendo i consigli del chirurgo e dei fisioterapisti, potrai avere un recupero veloce e completo. Già il giorno stesso dell'intervento, nel pomeriggio, potrai sederti sul letto e dal giorno successivo potrai alzarti in piedi appoggiandoti al girello o alle stampelle, sempre con l'aiuto del terapista. Frequentemente, dopo l'intervento, i muscoli interessati possono contrarsi, accorciandosi e divaricando leggermente la gamba operata. Questo ti indurrà a modificare la postura, inclinando il bacino e dandoti la sensazione che le gambe abbiano una lunghezza diversa. Non ti preoccupare, un'attenta riabilitazione e qualche settimana di pazienza ti consentiranno di ritrovare il giusto equilibrio del bacino. Ricordati di non incrociare le gambe e tieni il piede dell'arto operato leggermente ruotato verso l'esterno. Tieni le gambe divaricate di circa 30 gradi. Ti verrà posizionato un cuscino fra le ginocchia per aiutarti a mantenere la posizione anche quando sarai steso sul fianco non operato. In posizione seduta, ricordati di utilizzare sempre un cuscino o un alzavater e scegliere sedie non troppo basse, in modo da non flettere l'anca oltre i 90 gradi. Questi accorgimenti sono fondamentali per evitare il rischio di lussazioni. Ora ti mostreremo alcuni semplici esercizi che potrai compiere dopo l'intervento, già dal tuo rientro in stanza. Eseguili con calma e senza affaticarti. Mobilizza i piedi. Fletti le ginocchia con le gambe leggermente divaricate. Contrai i glutei. Esegui profonde respirazioni. Contrai gli addominali. Il giorno successivo all'operazione comincerà la rieducazione vera e propria. Quando il medico ti comunicherà che sei pronto per essere dimesso dall'ospedale, potrai scegliere se continuare la riabilitazione a casa, in un centro fisioterapico ambulatoriale oppure all'interno di una struttura convenzionata con la Regione Piemonte, in base alla disponibilità dei posti letto al momento della richiesta. Alla visita di controllo che avverrà 2 mesi dopo l'intervento, ti verrà permesso di iniziare a guidare, eliminare cuscino o alzavater e riprendere l'attività sportiva praticata prima dell'operazione. Per aiutarti nel tuo percorso di recupero, abbiamo pensato ad una brochure con tutte le informazioni utili per il trattamento riabilitativo, il periodo di convalescenza e lo stile di vita consigliato. Chiedine una copia presso il reparto oppure visita il nostro sito www.gradenigo.it.